Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, siamo ancora nel contesto di Fuori Salone 2017, oggi tra l'altro in uno spazio bellissimo di design di arredo urbano che arriva direttamente dai paesi nordici e sono qui per farvi vedere un oggetto, insomma, che potrebbe diventare l'oggetto del desiderio per molti. Allora, questo è un telefono che esiste in circolazione ormai da molto tempo, ma quella che vedete è la versione Product Red. Parliamo di iPhone 7 che ha realizzato una nuova versione per la ricerca fondi contro l'HIV che arriva sul mercato in Italia proprio in questi giorni. Il prezzo è un po' più alto perché il prezzo base è di 909 euro, ma sapete che parte dei proventi, le vendite degli oggetti che fanno parte della linea Product Red vanno proprio per combattere l'AIDS. Sono stati raccolti centinaia di milioni di dollari nel corso degli anni proprio per questa causa. E io devo dire che aprendo questa scatola, e non appare il telefono come prima cosa. Allora riproviamo, proviamo a sollevare di nuovo, ma non è ancora quello che vogliamo vedere. Allora, in realtà, spostando il telefono, finalmente appare iPhone 7 nella sua versione Product Red. Ecco, questo è il colore caratteristico con cui gli oggetti di Product Red si presentano. Lo sapete, probabilmente ci sono cover per il vostro iPad, cover per il telefonino, c'era una versione di iPod Touch, tutti dedicati a questa ragione. Per il resto poi, beh, insomma, iPhone è esattamente quello che conosciamo molto bene, no? L'iPhone 7 con la nuova posizione delle antenne, nuova ovviamente per Apple, con la fotocamera da 12 megapixel ma con una qualità molto elevata, e la parte frontale invece che viene mantenuta con il colore bianco. Secondo me, ecco, questa potrebbe essere una delle cose che probabilmente si potevano fare in un modo diverso. Molti hanno espresso la preferenza per un colore nero frontale in abbinamento al rosso. Potete essenzialmente risolvere la questione con una pellicola, ma rimarrà comunque il tasto bianco. Per il resto poi le caratteristiche sono quelle che ormai conosciamo molto bene, no? Vedete che anche per quanto riguarda ciò che sta dentro iPhone, insomma, sono tutti i dettagli di iPhone, in questo caso di iOS 10.3.1, che ormai da diversi mesi conosciamo sui nostri prodotti, no? Fotocamera con la possibilità di girare i video, con lo slow motion, con il time lapse, con la ratio 1.1, oppure con la ripresa pano, che sapete vi permette, insomma, di fare le vostre fotografie panoramiche con una qualità molto elevata. Non c'è null'altro da dire, insomma, la differenza fondamentale sta in questo colore. Starà a voi poi decidere se vale la pena contribuire al progetto di Product Red. L'oggetto comunque è bellissimo.